Salve, sono Mr. Power. Questa è la mia casa Sunflower. Il futuro e l'innovazione. Il sole, fonte di energia inesauribile. Vieni a trovarmi. www.sunflowergroup.it. Infoline 0981 22 613. Sunflower, in Piazza Indipendenza, Castrovillari. È mancato, diciamo, prima quel pizzico di cattiveria alla sua formazione. Oggi sì, oggi ho visto una squadra molle, però ci può stare. Dopo tante belle partite, ripeto, prima al suo collega ha detto che abbiamo dovuto recuperare in fretta tanti giocatori e oggi si è visto che erano molto molli. Mancava allenamento, in questo campo non te lo poteva permettere oggi, campo molto pesante. Alla fine non penso che meritiamo la sconfitta, perché è stata una partita molto combattuta, in un campo brutto, difficile giocare. Un episodio poteva sbloccare la partita, è stato così sul rigore. Sono passati in vantaggio e non siamo stati bravi a reagire. Manca ormai poco alla fine del torneo, puoi già fare un bilancio? Un bilancio, mancano 4 partite, ci sono 12 punti in palio. Adesso è dura, guardando i risultati siamo tutti lì a un punticino, chi dalla play out, chi fuori. Adesso bisogna fare più punti possibili e poi tiriamo le somme. Vittoria meritata che lancia il Castrovillari verso la salvezza. È vittoria meritata che accorcia di una domenica il campionato e quindi guardiamo avanti in questa settimana di Pasqua con un po' più di tranquillità, consapevoli che ancora mancano 4 giornate e abbiamo un vantaggio sul San Lucido come quello di domenica. Abbiamo, vorrei errare, superato oggi il Bocale, raggiunto la Paolana. Diciamo che ci siamo buttati in mezzo ad un gruppo dove con un po' di tranquillità ci potremo tirare fuori. Mister, al di là anche dei risultati delle altre avversarie, come vedete adesso la classifica esattamente? Ma diciamo che erano risultati più o meno aspettati, quindi a me la cosa che preme è quella di fare punti noi. Credo che con la vittoria in casa col Brancaleone, qualche punticino recuperato nelle trasferte, credo che ci sia tutta la possibilità di salvarsi in maniera tranquilla. Ti ripeto, oggi abbiamo fatto un buon balzo in avanti, abbiamo adesso 2 trasferte proibitive, una un po' più, una un po' meno come Gioia Tauro, e poi andiamo ad affrontare la Paolana. Niente, dobbiamo essere tranquilli, sereni, consapevoli che abbiamo dei margini di miglioramento. Oggi siamo ritornati a giocare con una formazione competitiva, quello che avevamo lasciato da 4 settimane dove abbiamo preso 2 soli punti. Diciamo che quando siamo competitivi abbiamo la possibilità di poter variare anche tatticamente durante la gara. Il Castrovillari dimostra di essere una squadra viva, una squadra pimpante, anche se oggi abbiamo sofferto tantissimo. È stata una vittoria sofferta, meritata, però davanti a una squadra che ha venduto cara la pelle. Non ti nascondo che quando l'arbitro ha dato 6 minuti di recupero più un ulteriore minuto, quindi 7, c'è stato per un attimo lo spettro di Siderno, perché abbiamo preso gol al 6° minuto di recupero, quindi anche oggi non siamo riusciti a chiudere la partita quando era giusto, anche se abbiamo avuto le possibilità, ci ha bloccato la traversa, il gol annullato a Rizzo, diciamo che abbiamo avuto le possibilità di farlo, però non l'abbiamo fatto, ma l'importante era portare a casa questo risultato che per noi oggi è fondamentale.